Pepe misto. Perché? Perché oggi andiamo a fare una delle ricette forse più interessanti, la ricetta fiorentina, che si chiama peposo. Prima cosa, del muscolo. È importante, è molto importante la tipologia di carne. Questo è un taglio che è perfetto per le lunghe cotture. E andiamo ad affettare a pezzettoni di queste dimensioni qui circa. Procediamo e tagliamo a pezzi. Naturalmente, come sempre, quello che deve essere proprio una cosa costante in cucina è di fare i pezzi sempre delle stesse dimensioni. Questo per ovvi motivi, che la cottura deve essere uniforme. Una volta che abbiamo terminato di tagliare la carne, andiamo a mettere il pepe. Ne mettiamo abbondante, un paio di cucchiai, forse anche 3 cucchiai vanno bene. In questo caso qui sono 6 etti di carne, considerate almeno 6 spicchi d'aglio, quindi circa uno spicchio ogni etto. Mettiamo i nostri agli sbucciati insieme alla carne e a questo punto andiamo a versare nella carne circa mezzo litro di vino. Qual è il vino migliore da utilizzare? Ma in realtà ce ne sono tanti di vini, si dovrebbe utilizzare un buon Chianti per cercare di rispettare il territorio. In questo caso però noi utilizziamo un Morellino di Scanzano, è un vino sicuramente con i tannini molto più pronunciati, però sta veramente bene con questo piatto. Ecco fatto, giriamo un pochino la carne in modo da distribuire uniformemente il pepe e l'aglio. Mettiamo un po' di pellicola e lasciamo riposare per circa un'ora. Ho preso una pentola di terracotta per cercare di rispettare la tradizione, però naturalmente potete utilizzare anche un altro tipo di tegame. Essendo terracotta cerchiamo di non utilizzare la fiamma molto, molto alta, quindi la teniamo, ecco, bassa. Andiamo a mettere un pochino d'olio sul fondo ed andiamo a trasferire la nostra carne che ha marinato per oltre un'ora con tutta la marinata, anche con l'aglio. Io sto utilizzando questo cucchiaio per cercare di evitare di rovesciare tutto, che poi non ce l'ho fatta bene ugualmente. E andiamo a versare anche tutta la marinata. A questo punto portiamo avanti la cottura per circa 3 ore, coperto e a fiamma molto molto bassa. Il sale ne mettiamo un pochino ora e poi andremo a controllare la sapidità verso la fine della cottura. Perché faccio questa operazione? Perché essendo una cottura molto lenta che tende poi a stringere il sugo, c'è il rischio che poi noi facciamo una preparazione troppo salata. E come vi ho detto, a questo punto copriamo, fiamma bassa, 3 ore di cottura circa. Ed ecco qua che il nostro peposo è pronto, perfetto. Assolutamente perfetto. Scusate, ma l'unica cosa che farò è di assaggiarlo per sentire se il sale è corretto. Quindi prendo un pezzettino piccolino con 2 chicchi di pepe sopra. È burro, buonissimo. Wow. Il peposo si serve con dei bei fagioli bianchi. Ne mettiamo una bella porzione. Terminiamo con un bel giro d'olio sui fagioli ed ecco qua, questo è il nostro peposo con i fagioli bianchi. Buon appetito!